Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Massoneria, rituali esoterici e destra eversiva sono gli elementi intorno ai quali ruotano le recenti affermazioni di un altro famoso mostro, Angelo Izzo, il massacratore del Circeo. Ma chi è il serial killer che con le sue dichiarazioni traccia un inquietante collegamento tra Firenze, Perugia e Roma? Angelo Izzo, classe 1955, è figlio della Roma dei Parioli, rampollo di famiglia cattolica e benestante. Negli anni di piombo e degli opposti estremismi, lui sceglie la militanza armata di destra. I primi reati arrivano all'inizio degli anni 70, furti, rapine, stupri. In pochi anni lui e i suoi compagni, Andrea Ghira e Gianni Guido, diventano noti alle forze dell'ordine come i Pariolini Neri Violenti. Sono amici e fratelli, complici di una visione distorta della realtà. Eravate voi ragazzi della Roma Bene, eravate i famosi Pariolini. Eh? Avevamo in qualche maniera il mito del delinquente e quindi cercavamo un po' di uniformarci a quel tipo di visione del mondo. L'angelo del male, così come verrà ribattezzato sui giornali, strabuzza gli occhi e mantiene un ghigno sorridente anche quando ricorda gli anni del massacro. Quello è il punto di svolta della sua vita, il secondo capitolo dopo gli anni della militanza. Il delitto che segna un'epoca e tormenterà per mesi e anni l'opinione pubblica italiana. È il 1975. Izzo, Ghira e Guido invitano due giovani ragazze di Borgata, Donatella Colasanti e Rosaria Lopez, a una festa nella villa al mare della famiglia Ghira. Il teatro dell'orrore si affaccia sul mare limpido del Circeo, dove le sevizie e gli stupri durano per ben 35 ore. Rosaria Lopez muore uccisa nella vasca da bagno. Donatella Colasanti si finge morta e viene ritrovata in fin di vita accanto al cadavere dell'amica nel bagagliaio di una Fiat 127 bianca. Izzo e Guido vengono arrestati poche ore dopo. Ghira scappa, si arruola nella legione straniera spagnola e vivrà in latitanza fino alla morte. Ma il processo ai tre fa storia e il pubblico ministero al processo dice: questo è il delitto del più forte sul più debole, del maschio sulla femmina, del ricco sul povero, del giovane dei Parioli su quello delle borgate. I tre Pariolini vengono condannati all'ergastolo. Per Izzo e Guido si aprono le porte del carcere. Sembra già abbastanza, ma la storia di Angelo Izzo non finisce qua. Dopo diversi tentativi di evasione, il terzo capitolo della sua vita inizia quando tutto sembra finito, quando l'esperienza del carcere è conclusa e Izzo è un uomo in semilibertà di 50 anni. Il percorso di riabilitazione lo porta a Campobasso, a lavorare nella cooperativa Città Futura, ed è lì che si lega a Maria Carmela e Valentina Maiorana. Le due donne sono rispettivamente la moglie e la figlia dodicenne del boss della Sacra Corona Unita, Giovanni Maiorano, conosciuto da Izzo in carcere. Galugnano, una piccola frazione di 1000 abitanti in provincia di Lecce, si è stretta intorno alle bare contenenti i corpi martoriati di Maria Carmela Linciano e Valentina Maiorano, massacrate da Angelo Izzo a Militello Sannirico in provincia di Campobasso nei giorni scorsi. La vicenda passa alle cronache come il delitto di Ferrazzano. È il 2005 e l'epilogo è sempre lo stesso: due donne, due vittime. E la furia omicida del massacratore, dopo 30 anni dal Circeo, si manifesta ancora una volta e non lascia scampo. Come si collocava la donna all'interno di questa mentalità, di questa cultura? Noi consideravamo le donne come dei pezzi di carne, come delle non persone. Io sono cambiato, sono profondamente cambiato. Beh, insomma, personaggio con una esperienza, un'esistenza spaventosa, Angelo Izzo. Voi l'avete ascoltato in carcere. Cosa vi ha raccontato? Noi l'abbiamo ascoltato in carcere perché per la prima volta